Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione per cercare di portare a Priverno una novità, perché a memoria non ricordo che ci siano state delle manifestazioni del genere. La Nazionale degli Attori la ringraziamo, il pubblico sta rispondendo alla grande, perché come sempre Priverno è sensibile al discorso di solidarietà e volontariato. A parte dell'incasso, preannuncio che verrà gestito dall'Associazione Insieme per le attività che svolge qui a Priverno, e un'altra parte per il centro anziani sempre di Priverno. L'Associazione Insieme Ollus è nata con questo spirito e finché avrà forza e vita continuerà. Quello che voglio far notare è l'enorme mole di associazioni ed enti che hanno collaborato con noi. Questo fa sì che l'amalgama, la collaborazione e la forza possano portare degli ottimi risultati per il nostro paese. Sì, noi siamo un'associazione che veniamo da lontano, diciamo, per modo di dire, veniamo da Ostia. Non è la prima volta che giochiamo contro la Nazionale Attori, sempre a scopo benefico. Circa il 23 maggio abbiamo giocato a Ostia, sempre per beneficenza. Quindi è il settimo anno che noi facciamo queste partite sempre al fine di aiutare il prossimo. Siamo molto contenti, in quanto il nostro scopo è ampliare la nostra solidarietà. Quindi più ci allarghiamo, più persone facciamo felici. Tutto qui. Cerchiamo di divertirci, anche se comunque vedo ancora è presto per vedere delle persone, però spero che ne arrivino in tanti. Beneficenza, la beneficenza è una cosa meravigliosa, perché ci divertiamo, facciamo del bene, è la cosa più bella che ti permette questo lavoro. Sì, io mi è sempre piaciuto giocare a pallone e farlo per uno scopo benefico è una cosa molto bella, quindi sono uno degli ultimi arrivati nella nazionale, ma quando posso vengo sempre qui a giocare. Quindi la prima volta a Priverno? La prima volta a Priverno, anche se noi siamo di Latina, quindi noi siamo vicini di casa. Non ho mai giocato su questo campo, però qui è come per me un po' come stare a casa. Okay. Prossimi impegni? Prossimi impegni, allora io ho in uscita due nuove fiction, L'Onore Rispetto 2 su Canale 5 e Caterina e le sue figlie 3, che andranno in onda da settembre in poi, quindi prossima stagione televisiva, e quest'estate devo girare un'altra cosa molto importante, però non si dice niente per scaramanzia, per il cinema però. No, la Nazionale Attori segue molto queste iniziative. Poi in questo campo che è tenuto benissimo e dove c'è proprio la partecipazione da parte delle persone a livello umano, è veramente un piacere stare qui. Quindi è con grande soddisfazione che stasera giocheremo questa partita. Prossimi impegni, sta un film con Claudio Bisio che devo girare a settembre, poi tengo la mia tournée teatrale e toccherò proprio alcuni punti Latina, Minturno, sarò proprio in queste zone qua. Sì, a Roma sono stato già a Gran Teatro e quindi mi troverete in giro. Sì, ecco, una grande soddisfazione, poi per me, che tu sai bene, credo molto sul sociale, abbiamo puntato soprattutto su questa partita per cercare di far sì che ci si possa fare con il ricavato che avremo con il gentil pubblico che vediamo qua dietro le spalle, che ci ha applaudito in un modo inconcepibile, ci ha stimolato a fare qualcosa di più, realizzeremo qualche progettino nel nostro piccolo, ma andremo avanti con una certa disinvoltura. Ringrazio immensamente tutti gli attori che si sono prestati a venire, abbiamo lanciato un piccolo di scherzo e soprattutto i medici, i quali io ormai sono, mi avevano detto appena sono arrivato, lei sarà il capitano, che sta, siccome vedo che ha i capelli bianchi, è il più anziano, dico no, giocate voi, tutto quello che è, infatti quei pochi minuti che ho fatto vanno alla grande.